Salve a tutti, benvenuti in questa puntata del Professionista Risponde. Io sono l'architetto Yorgos, sono un esperto di edifici a zero consumi o i cosiddetti edifici a risparmio energetico. Siamo qui anche questa volta insieme a cercare di approfondire questo tema. Il tema qual è? Il tema è l'efficienza energetica nelle nostre case, nei nostri appartamenti, nei nostri edifici. Insieme andiamo a capire e a definire che cos'è una casa a risparmio energetico, perché io la dovrei fare, a cosa mi servirebbe e che vantaggi mi darebbe. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a scrivermi o a telefonarmi per qualsiasi perplessità, informazione, qualsiasi cosa avete bisogno, volete potete chiamarmi o scrivermi sulla mail che trovate nel vostro monitor. Allora, facciamo un po' il punto della situazione di quello che abbiamo detto nella puntata precedente per chi non c'è stato. Allora, che cos'è una casa o comunque un edificio a risparmio energetico o a zero energia? Chiariamo soprattutto una cosa, che è un edificio normalissimo, non ha niente di diverso rispetto a tutto quello in cui noi siamo abituati. Immaginate che è la casa del vicino, però ha una fondamentale differenza rispetto a tutte le altre, a tutti gli altri appartamenti. Anzi, due fondamentali differenze. Quali sono? Uno, ci si arriva anche tutti da soli, che ci fa risparmiare energia. Quindi io per mantenere casa mia pago delle bollette. Quelle bollette sono molto più basse. Quanto più basse sono, dipende da quanto bene è stato fatto il lavoro. Si può arrivare circa anche a 80% di risparmio di energia. Quindi io per mantenere casa mia, pagando riscaldamento, raffrescamento, gas, acqua, tutto, posso spendere 80% in meno rispetto a quando spendevo prima se io faccio questa riqualificazione energetica. Quindi il primo vantaggio, ma non il più importante, è proprio il risparmio energetico. Il secondo vantaggio, che secondo me è il più importante, è quello del comfort, del mio benessere abitativo. Casa mia dovrebbe essere il mio rifugio, no? Dovrebbe essere un posto dove io ritorno dopo il lavoro, insomma, entro casa, mi devo sentire bene. Quindi, come mi sento bene in una casa? Ci sono diversi modi. Uno è l'architettura della casa, quindi l'oggetto stesso, la porta che ho scelto, il colore delle pareti che mi fanno sentire bene. Però esiste un altro parametro che è il cosiddetto parametro termoigrometrico, quindi che cos'è? Diciamo che è la temperatura che io sento dentro casa mia, è l'umidità relativa che io percepisco dentro casa mia, è l'aria pulita che se io ho o non ho dentro casa mia. Insomma, parametri termoigrometrici, ambientali, che quelli mi fanno sentire bene. Magari non si vedono, però sono importantissimi perché mi fanno star bene a me e ai miei figli. Quindi la casa a risparmio energetico mi fa sentire bene perché ho temperatura costante durante tutto il giorno, tutta la durata del giorno, che sia freddo o caldo dentro, ho una umidità relativa costante, ho l'aria pulita. Io magari abito sopra un viale dove sotto passano delle macchine che fanno rumore e c'è lo smog, ma io quello smog perché lo dovrei per forza respirare? Con una casa a risparmio energetico esistono dei sistemi in cui io dentro casa mia ho aria pulita, una cosa fondamentale. Ecco, quindi io con una casa a risparmio energetico risparmio energia, ma investo dei soldi in casa mia per creare un comfort, per star bene, non solo facendo una buona architettura, ma creando un ambiente che mi fa star bene. Ok, bene, prima di partire ad approfondire questa puntata, la seconda puntata in cui cominceremo a parlare di che cos'è di come si ottiene, quali sono le tecniche per ottenere questi due benefici che ho appena detto. Volevo rispondere a una domanda che mi hanno mandato, che se non erro è Lucia da Livorno, mi ha scritto: ho una casa monofamiliare in città che durante l'inverno ho freddo e durante l'estate ho caldo, spendendo comunque tanti soldi per il riscaldamento e il condizionamento, senza avere il risultato che desidero. Come posso migliorare la situazione?
Ecco, questa cosa, questo problema di Lucia, che innanzitutto la ringrazio di avermi chiamato, di avermi scritto anzi, e questo problema anche Lucia ha, che si trova in una casa in cui durante l'estate è a caldo e durante l'inverno a freddo, è un problema molto comune. E questo perché probabilmente abita in una casa costruita negli anni 60 all'interno di un condominio, anzi no, ha detto monofamiliare, insomma una villetta degli anni 60, 70, che era costruita male da questo punto di vista spesso, non facevano questi accorgimenti negli anni 60, 70. Quindi lei si trova ad avere questa casa probabilmente bellissima, che è molto condizionata dai fattori ambientali esterni. Ecco, allora, come si può migliorare questa situazione? Io vi porto, come vedete nel vostro monitor, questo esempio, questa foto. Ora immaginate che, ora questa casa è un cantiere, immaginate che sia finita. Cosa vediamo? Vediamo un edificio monofamiliare in cui è costruito, ha delle pareti esterne, ha un tetto e ha degli infissi, dei fori dove vengono fatti degli infissi. Immaginate, dico che questa è una casa finita. Allora cosa accade in questa casa? No? Cosa ha questa casa? Ha un involucro. Allora Lucia, questa casa ha un involucro. Un involucro, cioè delle pareti che delimitano lo spazio interno dallo spazio esterno. Allora, questo involucro, per migliorare la tua situazione, cosa dovresti fare? Dovresti migliorare la sua performance, la sua capacità di isolarti bene, ok? Come si fa a farti isolare bene? Attraverso il cappotto termico oppure attraverso il cambio degli infissi. Ora andiamo a spiegare cos'è il cappotto termico, però come vedete nella foto nei vostri monitor esistono delle freccette. Queste freccette rappresentano lo scambio termico che c'è tra interno ed esterno durante la notte o durante il giorno. Io tra interno ed esterno ho uno scambio termico per motivi di legge fisica, di fisica, ok? Quindi del calore mi si trasmette dall'esterno all'esterno o viceversa tramite l'involucro, tramite le pareti o tramite gli infissi. Quindi uno può o andare a isolare il muro oppure andare a cambiare gli infissi. Che cosa mi conviene fare di più? Ovviamente la superficie maggiore che io ho nella mia abitazione non è fatta da vetrate, da infissi, ma è fatta da muro. Quindi se io vorrei che durante le stagioni non ho caldo o freddo, ma ho un comfort ambientale migliore, dovrei andare a isolare l'involucro. Quindi dovrei andare a cambiare gli infissi, ma soprattutto dovrei andare a isolare l'involucro. E ora durante la trasmissione andiamo a vedere il come farlo. Bene, allora quali sono questi isolanti? Sono, come vedete nella slide che vi metto a vostra disposizione, sono circa 4 gli isolanti più comunemente usati. Uno è l'EPS, il cosiddetto polistirolo che tutti noi conosciamo, quello bianco, ora ha fatto dei passi da gigante con la tecnologia, non è solo bianco, ha anche altri materiali, uno è quello. L'altra è la lana di roccia, l'altra è la fibra di legno e l'altra è la lana di pecora. Ecco, più o meno sono questi 4 isolanti più comunemente usati, che ripeto, il loro uso e la loro scelta dipende dal problema che vogliamo risolvere. Per questa puntata chiudiamo, nella prossima continueremo ad approfondire il tema dell'involucro, dell'isolamento dell'involucro, continueremo ad approfondire le tecniche per il cappotto termico. Per il momento io vi saluto, vi invito a scrivermi, a chiamarmi per qualsiasi perplessità o informazione avete bisogno di soddisfare. Io vi saluto intanto e ci vediamo nella prossima puntata. Arrivederci.